Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo lo schianto surround al 130, il nuovo martello del set Boombox. Stereo portatile e martello con buona velocità d'attacco e forza di impatto eccellente. Casca al mondo, colpisce il terreno creando una serie di impulsi sonici che infliggono danni e respingono i nemici. Ovviamente su quest'arma sono andato ad inserire quante più perk di danno possibile, la proverò così quest'arma, vedremo come funziona, vedremo quanto male fa, vedremo se è possibile con Sara anticoccole spammare l'attacco secondario, eccetera, eccetera. Ma attenzione, praticamente la velocità d'attacco io preferisco prenderla dal refroccheggiante, insomma abbiamo le build disponibili che ci permettono di personalizzare le armi, possiamo dire, così come vogliamo. Io non me la sento di mettere velocità d'attacco su quest'arma e togliergli una perk di danno, preferisco provarla così, tanto queste armi comunque si sa, l'attacco normale lo utilizzeremo poco, sarà l'attacco secondario la parte importante. Comunque questo video si dividerà in due. Perché? Che cosa potete notare da questo martello? Innanzitutto ha un impatto pari a 4122, che è tantissimo, raga. Per esempio. Il polverizzatore, che è sempre stato il martello con più impatto del gioco, arriva a 4595 di impatto. E voi direte fin qui, vabbè Kino, è pur sempre superiore. Sì, avete ragione, se non fosse che sullo schianto surround è possibile metterci fino a due perk di impatto. Quindi, cosa voglio provare a fare? Ve lo spiego brevemente. Innanzitutto userò l'arma con Sara anticoccole, vedremo il suo massimo potenziale. Ovviamente con tante perk di danno mi aspetto che anche quando spammo l'attacco secondario faccio veramente male anche con Sara anticoccole. A differenza di quando andrò a percarla con impatto e la proverò col cavaliere nero. Avrei voluto provare questa build in una difesa scudo. Ok, come vedete il martello fa proprio un impatto in terra che danneggia tutti gli zombie circostanti. Cioè, circostanti, davanti, intendiamoci. Aia, infatti, questi piccoletti che mi pushano veramente addosso, era quasi difficile prenderli, diciamo. Allora, piccoletti, meno male che ci sono queste missioni elimina raccogli, dove ci sono tanti zombie che ci pushano, sennò, raga, sarebbe stato un problema spammare l'attacco e farvi vedere cosa è possibile fare. Anche perché non c'è tanta gente che sta affrontando difese scudo, cioè, ci credo, voglio dire, prima o poi tutti le finiscono. Comunque il martello devo dire che è veramente veramente figo da utilizzare, sia come attacco secondario ma anche il primario quando ci entra il riff, devo dire che è abbastanza veloce e passa anche attraverso questo muretto, ottimo, mi piace, mi piace. Mi piace, voto 10. La vera domanda adesso sorge spontanea, ma che salto ha fatto questo mostro della nebbia? Sarà meglio utilizzare il contorci abbietti oppure questo martello musicale? Ragazzi, comunque vi consiglio assolutamente di comprarvi questo martello. Se avete problemi di oro, piuttosto farmatevelo, raga, perché vale veramente la pena. Quest'arma non solo non la vedremo per molto tempo, ma è veramente OP. Cioè, guardate questo martello, non mi sento veramente di dirvi no, è un'arma su cui skippare. No, è un martello potentissimo, secondo me, raga. Secondo voi sarà possibile prendere il taker, diciamo, svolazzante? Oh, lo prende il taker. Lo prende e lo rincoglionisce pure. Continua a stupirmi sempre di più questo martello, raga. Vi dico la verità. Ma in quanti lo stanno pushando quel superstite? Scusate, tutti piccoletti, bellissimo. Scusate ragazzi, scusate, dovete cambiare obiettivo. Che forse era meglio andarli dal davanti. No, raga, comunque è troppo figo questo martello, mi piace un sacco. Quando nel video mi sto divertendo a utilizzare l'arma, secondo me è già un buon segno. È un ottimo rivale del contorci abietti, sì, però devo dire che mi piace un sacco pure questo martello. Comunque sto notando che l'attacco secondario non consuma durevolezza, raga, quindi potete benissimo farvela e spammare l'attacco secondario per più e più missioni. Se non avete le build vi consiglio di mettere le perk di efficienza energetica attacco pesante. Lo sapete raga, Sara anticoccole è OP, quindi se non avete Sara anticoccole vi consiglio di optare per una build di efficienza energetica attacco pesante. Io non la vado a mettere perché ovviamente utilizzo Sara anticoccole ed è abbastanza semplice.
però voglio vedere anche cosa cambierà utilizzando due perk di impatto e il cavaliere nero. L'attacco secondario voglio proprio vedere se mi triggerà la bombola. Ok, il primo ovviamente non me l'ha triggerata, ha ucciso subito lo zombie, voglio provare proprio a spammare sopra. Ok raga, non mi sembra che attivi la bombola, cioè non attiva la bombola, mi viene da dire. Ma scusate, quel mostro della nebbia cosa sta facendo? Cosa fa dietro l'albero? Mi scusi lei? È incredibile comunque questo martello, raga. Mi riesco a difendere in una maniera... No, infatti, raga, non attiva neanche le bombole l'attacco secondario, perché l'attacco primario continua ad attivarla. Allora, in genere comunque con Sara Anticoccole non avremo mai problemi a restare in vita con un'altra build, tipo la falce al vapore, eccetera, eccetera. Però la falce al vapore consuma tanta, tanta durevolezza. Questo martello, diciamo di no. Sono riusciti bene a calibrare le due cose, ecco. Anche per quanto riguarda la spacca timpani o tutte le armi su cui avevamo visto Sara Anticoccole, no? Ricordate il video? Una cosa che sono riuscito a notare, raga, è, per esempio, che riusciamo a trapassare quelli col frigorifero in mano. Guardate, riusciamo a colpirli. Oh, finalmente. Mamma mia, quanto sono contento, non potete capire. Inoltre, con questo martello, riuscirete a colpire anche gli zombie che stanno sotto di voi. E per sotto intendo proprio un tile sotto di voi. Comunque raga, dopo avervi motivato a comprare questo martello, se ancora avevate dubbi, ora voglio provare a cambiargli le perche e provarla col cavaliere nero. Mi raccomando, un bel like perché sto per sprecare 1200 rivantaggi per voi, anche di più. Quindi raga, attacchi effettuati, software, carica rapida così riesco a recuperare un po' di energia anche in base alle kill, buttando giù il teatro e plasmico, che così vado a combinare l'abilità sempre con il martello. Allora, ci tengo a dire che comunque in missione non entrerei mai così, comunque il cavaliere nero è anche un costruttore, andrei a sfruttare magari qualche altra perca in base al tipo di missione. Vi ricordo che questa parte di video è a scopo dimostrativo. Ecco lo smasher, martello nuovo, e parto subito. Vediamo se riesco a tenerlo. Guardate raga! Peccato per la strega. Comunque, visto che siamo rimasti da soli, smasher, voglio provare un attimo una cosa. Scossa? E niente raga, si può tenere praticamente addomesticato lo smasher. Potete decidere di comprare anche voi il vostro cucciolo di smasher, addomesticarlo, aia, sì ma non ti arrabbiare, di addomesticarlo come vi pare. Troppo bello sto martello. Forse è troppo lento l'attacco rispetto a comunque allo smasher che ci attacca. Forse è meglio andare di una velocità d'attacco se vogliamo fare questa build, in quanto comunque, lo vedete, il danno non è essenziale, però appunto a me interessa colpirlo più volte velocemente allo smasher per appunto stordirlo, possiamo dire così. Quindi una velocità d'attacco su questa build io ve la consiglio particolarmente, anche perché sennò raga, lo vedete, ci rimettete la vita prima o poi. Bene scappare, adesso lo smasher ci rincorre, è un po' stupido, ma in missione raga dobbiamo fare in modo che comunque lui non arrivi all'obiettivo, no? Tutto dipende anche come lo colpiamo, perché l'ho visto anche stordirsi in un momento in cui di solito non avrebbe dovuto stordirsi, diciamo. Beh, comunque il martello mi sembra davvero, davvero ottimo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate solamente un bel like. Noi ci vediamo domani. Bella bella!